la sindrome di Hyde Park Corner, questo spazio, diciamo questa agorà pubblica potenziale in cui qualcuno su un trestolo può prendere la parola pubblicamente e tenere un discorso, ma senza nessuna rilevanza ai fini della vita pratica. Su questa immagine si è pensato alla nuova agora pubblica che è data dai social media, in cui, nonostante l'iperconnessione in cui tutti siamo in contatto, l'effetto di irrilevanza nel discorso pubblico è identico a quello di Hyde Park Corner. Allora, il problema che ci troviamo oggi: è possibile costruire un'agorà pubblica in cui la partecipazione abbia una rilevanza ai fini della nostra vita pratica, cioè ai fini di una politica che ci coinvolga in decisioni che riguardano il nostro futuro? Ho molti dubbi che questa rilevanza del discorso pubblico sia praticabile, ma l'esperto è lui. Ma io in realtà ribalterò i ruoli, perché in realtà gli esperti siete voi, e quindi io vi pongo i problemi, poi le risposte le date voi. Perché io alle cose che mi frullano per la testa da un po' di tempo non ho risposta. Il massimo che potete aspettarvi da me è che io vi metta in ordine qualche problema, vi dia qualche spunto in più, però non ho risposte, non ho certamente lezioni da dare. Anzi, mi piace che sia una riflessione collettiva tutti assieme. Allora, il problema è molto semplice in realtà, è un problema minuto, ma se a sviscerarlo secondo me diventa gigantesco e sfuggente. Innanzitutto, come si svolge oggi rispetto a prima la nostra conversazione pubblica? E questo non riguarda soltanto come è fatta la conversazione pubblica, ma riguarda anche noi come individui, non solo come cittadini, ma come individui per l'immagine del mondo che ce ne facciamo da questa conversazione, dal momento che, siccome nessuno di noi ha accesso al mondo, accediamo al mondo attraverso i mezzi. E lo facciamo quindi avendone sempre una visione prospettica, limitata, inevitabile. Ma questa immagine forse fatica a diventare anche immagine comune, collettiva. Quindi il mio problema oggi è, banalmente, come si svolge e come funziona il nostro dialogo pubblico e come da questa cosa ci facciamo un'immagine del mondo. Normalmente noi come ci capiamo? Che cosa fa di noi collettività, connessioni? Dal mio punto di vista, di chi ha studiato i linguaggi, io lo vedo ovviamente questa connessione che avvenga nei linguaggi, per come ci parliamo. E non solo per come ci parliamo, perché è ovvio che ci parliamo e ci intendiamo, capiamo anche il più pazzo di noi. Ma la comprensione di cui sto parlando io è una comprensione, è quella che ci fa sentire connessi e ci dà la sensazione di parlare della stessa cosa. Vi sarà capitato certamente nella vita il viaggio in treno con una persona lontanissima da voi per mille ragioni. E lì vi siete magari misurati con il fatto che quella conversazione non funzionava. Quindi non l'incomprensione del fatto che non ci capiamo, quell'incomprensione un po' più profonda che noi nella vita comune rimuoviamo e tendiamo a parlare laddove questa fatica è molto minore. Lo facciamo tutti noi nella nostra vita creiamo bolle, le bolle dei nostri amici, la famiglia è una bolla di comprensione, una bolla di significati, una bolla di ragionamenti già fatti che non bisogna rifare, di valori già fissati che non bisogna rifissare e così via. Immaginate tutto il bagaglio che c'è dietro, così come il legame tra amici che ridono assieme. Ridere sappiamo che è esperienza iperprofonda, perché significa condividere molte altre cose non dette. Non sto parlando del fatto che gli altri la pensino diversamente da noi, ma sto parlando di quei casi in cui gli altri sono su un'altra trincea e che una serie di cose che per te sono valori, tensioni, dialettiche, e per un altro non esistono. Ripeto, nella vita comune è normale che sia così. In passato come addomesticavamo questa pluralità, questo indomabile vociare che è il nostro parlare pubblico? L'addomesticavamo con una finzione. Chiamavamo opinione pubblica quello che era una finzione dell'opinione pubblica, perché chiamavamo opinione pubblica quanti partecipavano alla formazione di quell'opinione. Quando parlavamo di opinione pubblica, diciamo 30 anni fa, non ci riferivamo all'opinione di ciascun italiano, ci riferivamo a quella sintesi, quella semplificazione data dalle élite che si parlavano sui media. Sta di fatto che quella era una conversazione che sembrava apparentemente più ordinata, topicalizzata sugli stessi temi, anche quando era conflittuale, però stavano parlando delle stesse cose,
con una serie di presupposti molto più comuni e così via. Cambia moltissimo l'ingresso di tutti nella formazione di quell'opinione pubblica, perché oggi letteralmente tutti partecipano a quella formazione. E questa cosa ha cambiato le regole della conversazione pubblica, perché la conversazione del treno classica, in cui ci sono sei persone sedute e ciascuna con registrazioni, provenienze, presupposti diversi, è diventata il discorso pubblico, che ha polverizzato quella che era una koinè, un vocabolario comune. La storia è piena di passaggi come questo. Aveva cominciato Platone a dire che con la scrittura era la fine del mondo, il mondo intellettuale sarebbe sparito perché avevamo inventato la scrittura. È accaduto dopo. Hobbes, a metà del 600, durante la rivoluzione inglese, mentre l'Inghilterra è sconquassata dalle lotte intestine della guerra civile, avverte che è un momento di questo tipo, il momento in cui i linguaggi non combaciano, lui arriva addirittura a dire che i significati non combaciano, al punto che lui, amante dell'ordine, propone che sia addirittura il sovrano a decidere il significato delle parole. Questa discussione non è per nulla solo limitata al 600, oggi si parla continuamente di questo, c'è una battaglia sui significati, il fatto che c'è gente che usa le parole spostandone gradualmente i significati, quindi non è un problema di per sé nuovo. All'inizio del Novecento e per tutto il Novecento sono stati tantissimi i dottori dell'Apocalisse, tutti quelli che hanno visto in una nuova invenzione, in un nuovo meccanismo sociale, la fine del mondo. Il mio problema è come si affronta l'oggi, perché io sto già prendendo atto che è accaduta questa cosa, e se dobbiamo piangerci la morte di un mondo che ci piaceva magari, che sembrava più ordinato, ce la piangiamo in privato, ma in pubblico dobbiamo porci il problema di come veniamo a capo di questa situazione. La comprensione è un sistema anche di presupposti, non è semplicemente capirsi nelle parole. La mia sensazione è che oggi non esista più l'agorà, ma esistano tante piazzette minuscole, che anche prima in un certo senso esistevano, ma convergevano in una sorta di spazio comune. Oggi questo spazio comune è talmente enorme che si fa fatica a definirlo uno spazio comune. Come insegna chi studia il significato, il senso si produce quando tu disegni un confine. Se non ci sono confini non c'è senso. Ed è per questo che prima il meccanismo sembrava funzionare di più, perché ragionavamo dentro confini, circoscrivevamo i temi e chi partecipava alla conversazione contribuiva a rinforzare questa idea che si stava parlando dentro un certo ragionare. Anche perché ne deteneva il potere. Certo, gli altri non avevano diritto di parola. Qui ci dobbiamo misurare anche con un'idea molto antica in cui dicevamo la partecipazione, la democrazia. È accaduto, sta accadendo e sta provocando squassi, perché un conto è, come accadeva negli anni 70, evocare la partecipazione quando questa era una finzione di partecipazione, perché appunto avveniva attraverso canali istituzionalizzati, attraverso ritualità partitiche in alcuni casi e così via. Oggi tutto questo non accade, questa cosa non trova canali in cui prende forma. È fiume in piena. Non so se vi ricordate, a metà degli anni 70, nel mondo della radio, Radio Radicale apre per la prima volta la segreteria telefonica e manda in onda tutto quello che veniva mandato in onda. Era il popolo del web che stava già parlando, perché era una antologia di parolacce, di insulti. Fa storia della radio quell'episodio. Che cosa accade quando io apro la cloaca e sento davvero l'opinione di tutti gli italiani? E non è più retorica dirlo, ma apro e li sento uno ad uno. Che cosa succede? Come cambia la conversazione pubblica? Come cambia da questo il rapporto tra il potere e gli elettori e il popolo? Come cambia il modo in cui noi ci formiamo l'immagine del mondo? L'idea che ciascuno di noi ha del cambiamento climatico, delle cose di cui si parla oggi, nascono da questo tipo di conversazione. Quindi il problema oggi è capire come da questo meccanismo noi ritroviamo il senso, perché non so se avete anche voi questa sensazione, in molti casi si ha la perdita del senso. E questa cosa è aggravata da due fenomeni. Uno, il fatto che in Italia a scuola non studiamo più tutte le stesse cose. L'altro fenomeno è la rottura generazionale, il fatto che si è rotto per sempre il meccanismo trasmissivo. Per quale ragione? Perché gli adulti non hanno più niente da insegnare ai ragazzini. Anzi, accade quasi certo assolutamente il contrario. Per cui questa catena trasmissiva che faceva sì che quella bolla di senso dentro cui si svolgevano le vite precedenti avesse una sua trasmissione anche generazionale,
è saltata completamente, perché dentro quella bolla in cui l'anziano riportava dentro il giovane e questi a sua volta se ne emancipava, oggi il giovane non vi partecipa proprio perché la considera totalmente estranea. Questa cosa è un'altra rottura di catene di senso. La troveremo una soluzione a questa cosa, ovviamente. In parte lo stiamo facendo con il meccanismo delle bolle, dei piccoli nuclei che si parlano da sé, che cercano di riprodurre universi di senso, dove tutto ti sembra avere stare nelle caselle giuste, alla luce di certi presupposti. E trovi altri che ti confermano che è così. È la ricerca di bolle di senso. Quello che sembra accadere è che si stiano creando tribù dove tu ricostruisci il senso, dove ricostruisci il senso del capirsi. Questo è accaduto, a mio avviso, perché appunto la conversazione pubblica, pur avvenendo in un contenitore sempre più ampio, più inclusivo, in realtà poi si è sbriciolata, grazie anche alla partecipazione, i cittadini tutti, ciascuno, questa cosa ha rotto la bolla di senso di prima, mettiamola così. Ora il nostro futuro è che vivremo ciascuno e che è impossibile ricostituire uno spazio pubblico davvero condiviso e che quindi sarà tutto un Hyde Park Corner, per cui ciascuno parla nel suo trespolino, ha il diritto di parola, tutti possono parlare, ma non conta niente in fin dei conti, che è l'effetto che stiamo vedendo in queste fasi, un po' in Occidente, anche un po' in Italia. Nell'emergenza, la piccola sospensione delle prassi democratiche, classiche, non è che siamo in dittatura, non sto dicendo questo, e il fatto di aver messo in mano a tecnocrati che risolvono i problemi, perché i problemi sono già posti, già risolti, mentre gli altri chiacchierano, questo è l'effetto Hyde Park. Mentre il paese chiacchiera, le elite decidono, perché in mezzo la piazza, quel luogo comune che faceva pressione, è sparito, si è frantumato in mille tribù che stanno litigando tra di loro. Quando litigano, nella migliore delle ipotesi, perché in molti altri casi ognuno sta nella sua tribù, per recuperare anche senso, è deleterio per molti versi perché ci allontana, ma per altri è una formula di salvezza, perché nella Babele generale è ovvio che mi rifugio in famiglia, appartenenze varie, le varie bolle, dove noi recuperiamo senso. Ma stiamo nel corner di Hyde Park. È ovvio che lo spazio pubblico che si è allargato con i social e tutto il resto crea un contenitore unico in cui un po' di cose accadono, un po' di incontri, scontri anche produttivi. Noi scopriamo anche cose nuove. Ripeto, è un momento strano. Sta di fatto che abbiamo la sensazione di perdita di senso e perdita anche dell'incidenza. Quindi più allargo lo spettro della partecipazione, più ne abbasso l'incidenza. Mentre prima quelle elite che fingevano l'opinione pubblica erano più incisive perché erano in pochi e contavano, sembravano essere, Pasolini poteva essere la voce di molti altri, Pasolini per dire l'intellettuale d'opinione per eccellenza di una certa epoca, quella appunto dell'opinione pubblica durante l'epoca dei mass media. Tra l'altro, tra coloro che rimpiangevano i tempi andati c'è anche chi va più indietro nel tempo, c'è Postman che dice che l'ultimo discorso politico sensato e serio l'ha fatto Lincoln a Gettysburg, poi è finita perché da quel momento è stato tutto intrattenimento. La politica da quel momento, il discorso non è stato più fatto sulla base di discorso logico, ma dice Postman, è entrato il concetto di intrattenere, ti devo anche intrattenere in quello che dico, e da quel momento in poi la china è stata definitiva. Oggi forse ne vediamo il punto più basso, in cui in alcuni casi c'è solo intrattenimento e non c'è nemmeno la parvenza del discorso pubblico. Mi taccio, vi ascolto volentieri.